Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Si sono disputate tutte le partite dei sedicesimi di finale di andata dell'Europa League e per le italiane diciamo che ni, perché abbiamo un pareggio, una vittoria e una sconfitta. Pareggio che significa quasi qualificazione, vittoria che significa qualificazione perché sono due pareggi esterni. Perché le nostre giocavano tutte e tre in trasferta. La Roma ha vinto 2-0, grande libidine, giocava col Braga. Braga che comunque è una squadra pericolosa, Braga che se non erro ha fatto tutta la trafila anche delle prequalifiche, eccetera, per arrivare in Europa League. E la Roma ci ha vinto, certo. Un po' di fatica nella ripresa, diciamo nella ripresa, dai, perché poi il Braga è rimasto anche in 10. La Roma ha giocato sorniona, furbescamente. L'ho intravista un po' la partita perché stavo lavorando, avevo Interlai dalle 18 alle 20, quindi ora che ho finito erano già quasi le 8 e mezza. Ero lì che trepidavo perché mi serviva il secondo gol della Roma per prendere le mie bollettine, che le mie non sono andate malaccio. Ho giocato 6 partite, over 1,5 le ho prese. Ho giocato 3 partite miste e le ho prese. Ahimè, ho sbagliato Salisburgo-Villarreal che ho messo gol nella terza bolletta che ho fatto. L'altra l'avevo presa, era Molde contro l'Hoffenheim over 2,5 ampiamente, è finita 3-3 addirittura con l'Hoffenheim che sbaglia il gol del 4-1 su calcio di rigore, lo prende nel beep. Quindi dicevamo, il Milan pareggia 2-2, la Roma vince 2-0. Quando ha segnato il secondo gol è stata l'apoteosi, perché ero lì che lo aspettavo, avevo l'over 1,5, mi mancava solo quello, perché ho giocato purtroppo solo 2 partite no, era nelle 6 degli over, no? Ho fatto 3 partite over 1,5, 3 partite over 1,5, tutte e 6 giocate. Ho detto, ma sì, la buttiamo lì così e mi è andata bene. Poi avevo giocato appunto 2 partite del pomeriggio che erano andate bene, poi mi mancava Benfica Arsenal che è andata bene anche quella. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, dopo avervi accennato alle 2 partite del pomeriggio delle nostre squadre che portano a casa due pareggi, un pareggio e una vittoria esterni, veniamo alle dolenti note del Napoli che ha preso 2 gol veramente. Allora, io sento dire che vogliono prendere Meret all'Interresti a Napoli. Perché sul primo gol colpo di testa e non ci arriva, e no, che non la tocca e gli va dentro. Il secondo gol è un tiro rasoterra, diagonale, centrale. Lui si tuffa con un quarto d'ora di ritardo, la palla gli passa sotto il braccio e va dentro. 2-0 Granada nel primo tempo. Ho detto nella ripresa un gollettino, il Napoli riuscirà a farlo. E invece no. E adesso è dura anche perché poi magari il Napoli dice che cavolo ce lo fa fare di provare la rimonta, noi dobbiamo pensare al quarto posto. Però, signori miei, adesso è dura perché con la Lazio che potrebbe perdere 3 punti e 3 punti, 6 punti che vanno in tasca alla Juve, 3 alla Juve, 3 al Torino, giustamente, per par condicio, le due torinesi ringraziano la Lazio e si intascano 3 punticini extra. Se non erro, il Torino con la Lazio aveva pareggiato, no, forse aveva perso all'ultimo minuto, eccetera. Comunque, 3 punti extra al Toro, che così si allontana ulteriormente e mette in crisi Cagliari, Parma e Crotone. Non mi ricordavo prima il Parma, che anche lui è disperato. Capite che questi 3 punti qua, se la Lazio li tolgono, la Lazio si trova in grave ambascia e rischia addirittura non solo di non andare in Champions, ma neanche di andare in Europa League. Perché Verona e Sassuolo sono lì pronte a ghermirla. Anzi, se scendono di 6 punti dai 40 che hanno, vanno a 34 a pari col Sassuolo. E poi sono uccelli per diabetici. E la Juve si trova a 3 punti extra, tac, così, belli freschi. E in più si cucca ancora la partita Juve-Napoli da giocare.
che potrebbero essere altri 3 punti ulteriori. Io continuo a dirlo che noi non dobbiamo fare il campionato sul Milan ma sulla Juve, perché zitta zitta cacchia cacchia si avvicina. Ma bando alle ciance, vediamo come sono andate le schedine del Gigione, detto dopo avervi accennato delle nostre squadre, e praticamente ne abbiamo 2 già negli ottavi e una che boh. Le possibilità per battere 2-0 il Granada e poi superarlo ai supplementari ci sono tutte, però dipende se il Napoli avrà voglia di rimontarla. Tra l'altro sta sconfitta non vorrei che anticipi l'esonero di Gattuso per Benitez, visto che si parlava addirittura di Benitez. Spero di no, però non si sa mai. Ma andiamo a vedere un attimino cosa ho combinato. Schedina. Allora, nella schedina ho sbagliato. Dinamo Kiev, Club Brugge, avevo messo 1-2, è finita 1-1, giustamente. Poi ho sbagliato lo Young Boys che mi batte in rimonta 4-3 il Leverkusen, avevo messo l'IS 2, vabbè. Ho sbagliato il Krasnodar che mi perde in casa con questa Dinamo Zagabria, che attenzione, perché questa Dinamo Zagabria potrebbe essere una mina vagante che vaga nell'Europa League, perché il Krasnodar non è una pessima squadra, invece sono andati anche loro a vincere partita rocambolesca, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi queste 3 erano quelle del pomeriggio che ho sbagliato. Alla sera ho sbagliato, ahimè, il Napoli, perché gli ho dato l'X2, speravo, e invece no. L'Hoffenheim che vabbè è babacchione, perché stai vincendo 3-1, c'è il rigore, lo sbagli, ti fai rimontare, vai 3-3, avevo messo il 2, finita 3-3. E poi ho sbagliato, ma lì l'avevo detto che la rischiavo io per mio rischio e pericolo, Anversa Rangers, Anversa che tra l'altro stava vincendo 3-2 e poi negli ultimi minuti si è fatta prima rimontare il 3-3, e poi all'89esimo ha subito un calcio di rigore per un fallo di mano in area, la classico fallo di mano che il giocatore va scomposto, c'ha il braccino largo, la palla gli termina per provare a respingere un tiro anziché stare lì come i pinguini, allarga il braccio, allarga la gamba, la palla gli finisce sul braccio, calcio di rigore, se no poteva finire 3-3 e l'avrei presa. E queste sono le 3-3 che ho sbagliato, quindi ne ho azzeccate 10 su 16. Per quanto riguarda la schedina alternativa, ne ho azzeccate 14 su 16, sbagliando solo Slavia Praga, Leicester, che avevo messo l'over 2,5 e finita 0-0, proprio manco per un pesce, questi avevano voglia di fare gol. E poi, ahimè, ho sbagliato Salisburgo, Villarreal, che mi è costata anche per la schedina che ho scelto, avevo messo gol e invece è finita 0-2. Tutte le altre le ho prese, tutte 14 su 16. Andiamo alle dolenti note delle bollettine, perché il Gigione come al solito sbaglia a scegliere le partite. Partiamo dalle partite del pomeriggio. Partita del pomeriggio, ho scelto Young Boys Leverkusen, giustamente. Allora, partiamo dalla schedina, dalla bollettina con le fisse, scusate. E qui praticamente ne ho prese 2 su 4 perché ho sbagliato Slavia Praga Leicester, avevo messo il 2, finita 0-0. E Young Boys Leverkusen avevo messo il 2, è finita 4-3 per lo Young Boys. Poi veniamo alla gol casa, gol ospite. Naturalmente, avendo scelto Slavia Praga Leicester, possiamo già smettere qua di raccontarvi il gol casa, gol ospite, eccetera, perché è finita 0-0. Capite benissimo, per le mie schedine e bollettine, gli 0-0 vuol dire già prendere le schedine e bollettine e buttarle nel bip. Perché poi a regola le altre partite erano tutte da gol, perché allora Wolfsberger Tottenham è finita 1-4, Young Boys Leverkusen è finita 4-3, Olympiakos PSV è finita 4-2, quindi erano tutte da over, da gol, eccetera, eccetera, eccetera. Però giustamente quello 0-0 è deleterio, quindi è inutile che proseguiamo. La bollettina numero 2 invece, cioè quelle della sera, anche qui ho sbagliato Benfica Arsenal, l'avevo messo 2, finita 1-1. Ho sbagliato Salisburgo Villarreal, perché mi aspettavo che il Salisburgo facesse una bella partita, invece il Villarreal è andato a vincere 0-2. E anche qui proprio per il fatto che c'è uno 0-2, perché poi tutti gli altri sono tutte partite, e no, poi c'è anche Maccabi Tel Aviv, Shatter, non so come mai ho scelto proprio questa partita.
che è finita anche questa 0-2. Ci sono 2-0-2 e due partite con gli over, che una 1-1 e Molde Hoffenheim 3-3. Quindi due partite hanno il gol, due partite sono over 1,5, e però non basta, perché poi dopo ci sono due risultati a sorpresa. Quindi Benfica-Arsenal, seconda bollettina, Benfica-Arsenal, multigol ospite l'avevo preso. Salisburgo-Villarreal, multigol casa non l'ho preso, perché il Salisburgo manco un gol riesce a fare. Molde-Hoffenheim, multigol ospite 2-4 l'avevo preso. Maccabi-Tel-Aviv-Shakhtar, multigol ospite 1-3 e l'avevo preso. Quindi 3 su 4 le avevo anche prese, però se non le prendi tutte c'è poco da fare. Veniamo alla terza bollettina, Benfica-Arsenal is 2 più over, ci stava. Salisburgo-Villarreal 1 is più over, non ci stava, perché is 2 più over, o 2 più over, quindi c'era l'over ma non c'era. Molde-Hoffenheim andava bene, is 2 più over o anche 2 più over andava benissimo, era presa. Maccabi-Tel Aviv-Shakhtar Donetsk is 2 più over era preso, quindi anche qui 3 su 4. Quarta bollettina, gol casa, gol ospite, anche qui Benfica Arsenal gol casa, preso. Salisburgo Villarreal, gol ospite, preso. Molde Hoffenheim, gol casa, preso. Maccabi Tel Aviv, Shakhtar Donetsk, gol casa, non preso, anche qui 3 su 4. Poi vabbè, inutile che vi dica la quinta e la sesta, visto che due partite sono finite 0-2, quindi è inutile che gol più over e gol più due più gol, eccetera, non vanno bene. Devo chiedere Venia, anche se effettivamente 3 su 4 non è che si è fatto schifo, 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 però così è andata. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio. Io le ho azzeccate 2 su 3 con gli over 1,5, eccetera, eccetera, stando schisci. 6 partite, 3 del pomeriggio, 3 della sera, over 1,5. Mi è andata bene. Ho sbagliato Salisburgo-Villarreal perché mi aspettavo una partita da gol, invece finita 0-2. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Le partite per domani sera ve le ho già messe, anzi per questa sera, perché ormai ora che vedrete questo video sarà già venerdì. Nella giornata di venerdì vi preparerò come sempre schedine e bollettine per tutto il weekend. E ci vediamo alla prossima. Ciao!